I'm like, move to the left, move to the right, ah. Now move a little back and do it, say my. Now bow for me, bow for me. Don't move me, but bow for me, bow for me. I say, move to the left, move to the right, ah. Now shake a little bit and move it all tight. Now bow for me, bow for me. Don't move me, but bow for me, bow for me. We can do it all weekend. Ben ritrovati con il nostro settimanale appuntamento col magazine Bergamo Canestro, con cui cerchiamo di affrontare un po' quelle che sono le vicende della palla spicchi bergamasca, e questa volta non possiamo non dedicare buona parte di questa puntata a quello che è l'evento di questa settimana, anche se non vogliamo caricarlo di inutili significati, ma vederne, secondo me è più giusto vederne i significati positivi. Ma di questo e di altro parleremo con gli ospiti che abbiamo in programma oggi, ma il primo è quello che abbiamo in studio, ed è Euclide Insonia, general manager. Buonasera. Della Remer Blue Basket 1971 Treviglio. Ecco, io ho voluto sottolineare di vedere gli aspetti positivi, vale a dire, partita, vabbè, purtroppo sarà infrasettimanale, è annunciata tanta gente, ma credo, penso, sono quasi, sono sicuro, in un ambiente, tra virgolette, adeguato, simpatico, chiamiamo. Sei d'accordo? Ma sicuramente, innanzitutto, credo che proprio la data infrasettimanale non è il massimo, esatto. Quindi sicuramente per il futuro bisogna rivedere, perché giocare a domenica vuol dire dare la possibilità anche e soprattutto ai giovani di poter partecipare, cosa che giocando alle 20:30 di sera è un po' più difficile. Però secondo me sarà sicuramente pieno, perché credo che le due squadre, per il cammino che stanno facendo, ma anche perché il derby è sempre il derby, esatto. Quindi c'è sempre questa curiosità, questa voglia di riavvicinarsi anche alla pallacanestro, perché secondo me ci saranno anche quelle persone che magari vanno o non vanno, o vengono o non vengono, ma dicono, il derby andiamo a vederlo. Quindi sono magari degli abitué, però in questa occasione magari hanno voglia di venire a vedere, e anche poi chiamiamolo l'evento. E anche poi il primo dopo tanti anni, esatto. E quindi di conseguenza c'è anche questa curiosità, voglio dire, di questa novità. Ne parlavamo prima della trasmissione, Euclide, tu sei stato protagonista dei derby su entrambe le sponde, si può dire. Eh sì. Anche se non era questa società, comunque chiamiamola Bergamo contro Treviglio, ecco. Sì, perché allora con l'Alpe no, non c'è mai stata la possibilità di fare i derby, anche perché poi all'Alpe c'era come giocatore. E così stiamo parlando non di ieri, neanche dell'altro ieri, forse un po' più in là. Invece, vabbè, è stato derby con il Celana, e quindi che sono gli ultimi, chiamiamoli veri derby, perché poi l'ultimo in data radio erano quelli con l'allora. Sì, però dopo il Celana sono anche i derby con Torre Boldone, perché anche Torre Boldone è in vita eccellenza. Una stagione soltanto, però diciamo, il derby classico era Treviglio contro Celana. Sì, perché proprio con l'Alpe non c'è mai stata l'occasione, perché c'erano differenze. Non c'è mai stata la stessa categoria, ecco. Esatto, tu poi playmaker, me lo ricordo, dell'Alpe, ancora. Non avevi fatto, se non ricordo male, la A2, ed eri stato una delle cause principali della retrocessione. Beh, io non la, tua fatto la mancanza di un playmaker, ricordo, non era stata fatto una delle principali cause di quella. Ma c'è dietro durissima stagione. Una storia, in un modo molto semplice, non ho fatto la 2 perché la società era stato costretto a cedermi, perché non avevo le possibilità di prendere lo straniero. Con la mia cessione hanno preso Wosley, che era lo straniero del campionato, e quindi questo fu la il famoso 2-7 antesignano, perché erano 2-7 che tirava solo da fuori. Infatti. Comunque, lì stiamo andando veramente, per la maggior parte di quelli che ci seguono, stiamo facendo arco-basket, perché ce lo ricordiamo in pochi, però è sempre stata una stagione da cui io ricordo sempre, tra virgolette, con piacere alcune cose, altre un po' meno, però era stata per me, che ero, tra virgolette, piccolo, voglio per far perdere, era stata la prima occasione per vedere dal vivo gli americani sul parco di Bergamo. Aveva aggregato veramente. E poi c'era tanta persone, gente, il palazzetto era sempre pieno, anche la parte sopra era tutta piena, anche le famose curvette che erano agibili, inagibili, eccetera, erano tutte piene. Facciamo un passo indietro. Possiamo dire che rispetto all'andata arrivate in condizioni diverse a questo derby. In quell'occasione arrivavate voi da sconfitte consecutive, questa occasione arriva Bergamo da due sconfitte consecutive, maturate sempre, una supplementare, una dei secondi finali, però due sconfitte. All'andata anche voi
eravate arrivati da una situazione non favorevole con la sconfitta, me lo ricordo, al supplementare a Capodorlando, che probabilmente vi è rimasta ancora un po' qui, possiamo dirlo, no? Ma diciamo che al di là di che all'andata noi ci siamo presentati con 3 sconfitte e adesso chiaramente ci presentiamo con qualche vittoria, però credo che la differenza sia che allora noi avevamo veramente dei problemi fisici, sì. Perché al derby, per esempio, Roberts aveva giocato 10 minuti, 12 minuti. Sì, e avevamo, come si suol dire, messo in piedi. Ecco, e avevamo l'altro straniero che aveva difficoltà proprio fisiche, e quindi, ed è chiaro che un po' tutto ruotava intorno anche ai 2 stranieri che per noi comunque era importante. Io credo che in questo momento qui ci sono 2 squadre, andranno in campo 2 squadre che sono un po', diciamo, abbastanza al top di quello che possono essere il potenziale che possono mettere in campo. Adesso spero che la frase che dico io, da parte dei tifosi e dal primo tifoso che poi sentiremo, Alberto Mattioli, mi tocca sempre sentire il pianto eterno sulle vicende di Treviglio, ma alla fine, come sempre, e questo è un complimento, siete lì. Eh sì. Sì, perché fondamentalmente, guarda, la cosa che tante, ma anche gli addetti ai lavori, quelli che sono dentro nella pallacanestro da tanti anni, che non riescono bene a evidenziare. Cioè, noi contrariamente alle altre squadre siamo sempre cresciuti durante l'anno, perché noi in questo momento giochiamo con i 2 stranieri, con Borra che è un senior, e 9 under. È chiaro che gli under, volendo o nolendo, con il lavoro chiaramente che fanno anche i tecnici, chiaramente sono portati a crescere. Ma non sono mai pronti da mollè. No, infatti, quindi c'è bisogno di più tempo. Questo tempo ovviamente è passato e direi che alcuni giocatori adesso stanno dando quell'apporto che noi comunque ci auspicavamo ed eravamo convinti che ci potessero dare. Ricordiamo, giusto per sottolineare quello che hai detto tu, ricordiamoci com'è andata a fine l'anno scorso. Sì, infatti l'anno scorso grossi problemi anche con uno straniero, però alla fine siamo riusciti comunque a centrare i playoff. Quindi insomma, direi che non è poco. Alla fine, in un modo o in un altro, lì arriviamo sempre. Speriamo quindi di arrivare anche quest'anno. Ecco, sono venute fuori negli ultimi giorni delle statistiche, una mi sembra importante, si allaccia a quello che stavamo parlando prima, il numero di minuti giocati dagli under. Siete primi in assoluto. Avanti, siamo a 1900 e qualcosa minuti giocati, la seconda arriva a malapena a 1 migliaio forse. Sì, allora tieni presente che noi siamo veramente avanti a tutti, però c'è un particolare, che 2 giocatori non fanno minuti, che sono Ursulo D'Almeida e Tafly. Quindi perché che non sono ancora di completata, non hanno ancora, sì, completato, spieghiamolo, sì, allora, Tafly, perché non hanno ancora completato, allora, la formazione. Non può farli perché non è eleggibile per la nazionale italiana, perché ha già giocato nella sua nazionale albanese. Invece D'Almeida gli manca ancora un anno per la formazione. Completare la formazione italiana. E quindi, ecco, quindi senza questi 2 giocatori qui siamo veramente, abbiamo staccato tutti. Però è chiaro che con questi 2 saremo ancora più in là. E questo possiamo rimarcarlo, è un altro dato importante. Perché soprattutto per chi sottolinea che si perde qualche partita, alla fine non si può avere tutto al contrario di tutto. Bisogna anche mettere in preventivo che se vuoi far giocare dei giovani, qualcosina ogni tanto si paga. L'importante è, come si dice, il computo finale. Ma sei d'accordo? Sì, assolutamente sì. Però la nostra filosofia è sempre stato quello di avere un giovane in più e un senior in meno. Con i giovani bisogna avere pazienza, bisogna lavorare, bisogna stare vicino, bisogna stimolarli. Quindi tutto questo sicuramente poi alla fine dei risultati te li danno, perché il giovane può fare un errore in più, ma c'è un entusiasmo in più, un'energia in più, cioè diciamo che qualcosina in più c'è, e quindi e questo è sempre stato un po' anche a livello di soddisfazione dirigenziale. No? Assolutamente sì, perché il giovane va per giocare, punto. Cioè altre cose non. E quindi noi è un po' meno calcolatore. Sì, diciamo. Bravo. Anche perché bisogna anche rendersi conto che non sempre, o comunque spesso, voglio dire, il tabellino, spesso da uno un po' senior che viene guardato un po' di più rispetto magari a un giocatore giovane che va in campo per giocare, appunto. È tanti anni che stai facendo questo, tra virgolette, mestiere, lavoro di manager.
Qual è il giocatore su cui eri disposto a scommettere che poi alla fine, per motivi vari, infortuni, eccetera, non è venuto fuori come tu invece eri convinto potesse fare? C'è un esempio magari. Ma sai, è difficile dire, alla fine tutto è andato. Forse magari qualcuno poteva arrivare a un livello diverso. Non so, tanto per fare un nome, ma che però stiamo parlando di qualche anno fa, Reati, secondo me, un giocatore dell'88 che insieme a Gallinari e Radori erano i tre giocatori più importanti d'Italia e credo che in quel momento lì quello veramente più forte era Reati. Gli altri due hanno fatto una carriera diversa. Lui ha giocato in Serie A, ma ha fatto. Quindi, questo secondo me forse è un giocatore che c'è un po' di rammarico perché secondo me poteva veramente arrivare ad altissimi livelli. E non è detto che non lo si riveda magari qua. Non Ma direi che. è che scopriamo grande l'acqua No, calda. no, C'è no. stato questo bollo Allora, e diciamo l'impressione è che magari che non sarà adesso, ma magari. Davide Reate doveva già venire qui durante il pre-campionato. Mercato Nel mercato estivo. estivo, quindi poi sono fatti, ha fatto lui, ha fatto le altre scelte, quindi il nostro obiettivo comunque nel futuro è sicuramente quello di provare a riportarlo a Treviglio. A me piace fare sempre le domande, magari un po' scomode, antipatiche. Qual è invece il giocatore che ti è scappato dalle mani, che ancora ti mordi? Ma in realtà c'è un giocatore che si, so per esempio Mian, che gioca in Serie A, è un giocatore che noi avevamo già preso, era un under. Ed eravamo tutti convinti che questo potesse fare un grande cammino, e poi invece andò a Grigento, e quindi questo era un Ha giocatore finito dall'altra sicuramente. parte, come si Sì. dice. E invece, chi è il giocatore più forte con cui hai giocato? Più forti in assoluto non saprei dirteli. Tanti forti sì, quindi perché in realtà qui sono passati tanti giocatori veramente che hanno fatto anche un po'. La storia per gli anni che hanno giocato qui, per il rendimento che hanno dato, per l'importanza che hanno avuto, quindi sarebbe una lista abbastanza A lunga. lunga. Però se devi fare un nome a cui sei affezionato, non solo per il valore, ma anche per l'impatto della persona, del rapporto che hai avuto. Ma sicuramente Degli Agosti è un giocatore che qui ha fatto la storia e siamo tutti, io sono molto affezionato a lui. Enrico, stiamo andando perché magari Enrico Degli Enrico Agosti, sì. degli Sta Agosti. Francesco adesso sta ancora giocando, ancora l'abbiamo giocando, sì. ritrovato insieme al figlio di Gregor, da Nicolò, nella Basket School of Flamengo in promozione, sta facendo ancora un mentello alla partita. Ah, sì. La conferma magari che magari dovremmo rivedere qualcosina in più di come stanno andando le giovanili. Ecco, arrivando proprio alle giovanili, secondo te, questo cortocircuito che c'è obiettivo tra le giovanili e le prime squadre, a cosa è dovuto? Non è forse che stiamo tirando su, e concedetemi questo termine, un po' troppi polli in batteria? Ma io credo innanzitutto che le società non li fanno giocare. Parlo dall'A2 in su, se stiamo a guardare quest'anno, in A2 non li fa giocare quasi nessuno. Quindi vuol dire, se noi siamo in cima rispetto agli altri, perché non li fa giocare? In Serie A1 non giocano. Non ne parla nemmeno. In più quello di abbassare l'Under 18, cioè dall'Under 19 all'Under 18, chiaramente quando finiscono l'Under 18 potrebbero ancora non essere pronti per essere protagonisti in A2 o comunque in campionati importanti, però la base credo che poi la federazione non sta facendo niente per questi ragazzi qui, cioè nel senso che cioè alla fin fine siamo partiti in A2 un po' di anni fa, che c'era un obbligo di tre giocatori, oggi sì c'è l'obbligo, Bellamente ma superato. tu puoi pagare per non Va. farli giocare, a parte che in questo modo qui è come far sale il campionato, come dire, chi ha i soldi paga e prende dei giocatori diversi. Quindi, se ci sono tre giocatori devono giocare. Quindi questo Tu partecipi sempre alle riunioni di Lega, a tutte quelle che ci è. Sì. sono. Qual è la prima cosa secondo te da fare a livello di campionati? Beh, innanzitutto i campionati che sono due gironi, la cosa più importante sarebbe equilibrare i gironi, ma equilibrarli sotto tutti i punti di vista. Prima di tutto devono essere nazionali. Perché sono due gironi, l'A2 deve essere un girone nazionale, due gironi nazionali. Cosa che in questo momento qui c'è un girone che si va a piedi e un altro girone che si parte
sempre a sabato, si torna sempre a lunedì. Quindi equilibrare il girone anche per i costi, perché in realtà i costi c'è chi spende 60.000 euro in più e anche Di meno soli incassi. viaggi e Sono viaggi, poi trasferte e non giustamente. hai poi il pubblico della squadra avversaria, perché è chiaro che quando giochiamo contro Trapper, contro Agrigento, contro altre Non è squadre, come giocare con la Fortitudo, tanto per assolutamente non è come dire. giocare con Casal Pustalengo, come giocare con delle squadre chiaramente che sono in zona. E soprattutto credo che sia veramente importante poterlo programmare, ma anche per le regole, cioè nel senso è che vada avanti un po' di anni, che non ci sia ogni anno dei cambiamenti, perché anche il discorso dei giovani, si è partite che c'era un premio, poi diminuisce, poi diminuisce, poi diminuisce, poi cambia, poi il giocatore che va in nazionale c'è un Vale premio, adesso non c'è più, più. cioè, quindi sono tutte situazioni che andrebbe un po' stabilizzato. E così c'è una formula e deve andare avanti in Almeno per questo il modo qui. classico quadriennio E olimpico, certo, ecco. almeno per 4 anni, certo. Siamo in chiusura della prima parte della nostra trasmissione, diamo quindi la linea alla regia per la prima pausa pubblicitaria. Torniamo in studio e vediamo, passiamo ad analizzare l'altra parte della A2 maschile nazionale. Ricordiamo, io lo dico sempre, mi piace ricordarlo che siamo una delle quattro province d'Italia, l'unica provincia piccola ad avere due squadre in Serie A, e mi sembra giusto sottolinearlo con orgoglio. Parliamo dell'altra squadra, parliamo della Bergamo Basket 2014. E in collegamento telefonico abbiamo il presidente patron Massimo Lencer. Mi sente? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, siamo arrivati al derby in casa. Bello. Lascio a lei la parola adesso, come definirlo e come introdurlo. Ma c'è poco da introdurre, nel senso che intanto saluto Euclide con affetto, grande amico e grande esperto di basket. Altrettanto, ciao. Ciao, allora, no, niente, allora io credo che chiaramente per la piazza è sentitissimo questo derby, credo altresì che se all'andata sulla carta eravamo favorevoli noi, questa volta sulla carta favorevole Treviglio. Questo perché noi veniamo da due sconfitte, in particolare la seconda. Una brutta sconfitta, abbiamo giocato molto, molto male, a mio avviso, a Legnano. Resta una partita molto importante, una partita, ripeto, molto sentita, però ecco, noi come società oggi siamo particolarmente concentrati a mantenere la posizione in classifica, quindi diciamo derby importantissimo, però occhio e concentrazione alla classifica perché Bergamo non vuole perdere le posizioni. Man mano la colina è venuta. Ma direi di sì, a chi non sarebbe venuta? È venuta e chiaramente però bisogna rimanere coi piedi per terra. L'obiettivo è tra l'altro non facilmente raggiungibile a questo punto, non così facilmente raggiungibile per Bergamo, sono i playoff, la classifica è molto corta, adesso chiaramente sono bastati 2 turni per riportarci ancora più coi piedi per terra e quindi pensiamo a centrare i playoff e poi chiaramente. Sì, è vero, siamo lì in alto, però siamo anche a pochi punti dal non partecipare ai playoff. Presidente, vado un po' con la memoria all'indietro, a una telefonata di un'estate di alcuni anni fa, quando lei mi disse c'è la possibilità di prendere l'allora Virtus Bergamo. Se lo ricorda? Cos'è Certo, me lo ricordo bene. cambiato? Io non sono cambiato, nel senso che ho sempre una grande voglia di raggiungere il risultato massimo possibile e credo che nello sport sia sano e sia anche corretto perseguire un obiettivo di questo tipo. Attorno a me sono cambiate tante cose, ero solo, oggi non sono più solo, ci sono
molti soci e molti sponsor che si stanno avvicinando finalmente alla causa. Questo è bene perché, come ho detto, l'obiettivo principale per quanto mi riguarda personalmente è quello di cercare di delencizzare questa realtà, che è una realtà che appartiene alla città, che è una realtà che merita che nuovi sponsor e nuovi soci entrino e che diventi sempre meno Lens dipendente. Domani mi sembra che ci sarà un altro annuncio. Domani ci sarà un altro annuncio, attenderei domani, visto che abbiamo convocato proprio questa conferenza stampa, parleremo del derby e poi ci sarà questa importante novità e quindi direi, non svelerei in questo momento, lascerei a domani la sorpresa. Comunque diciamo è un altro sponsor che si aggiunge, possiamo dire quello tranquillamente. Sì, no? molto importante. Ecco, non ho ben capito, si tratterà del nuovo sponsor di maglia o un altro del pool degli sponsor? E da quello no, sinceramente no, non l'ho capito. Ad oggi lo sponsor di maglia non esiste, non rimane ci sarà e rimane di fatto, non è Azimut, perché rimane Bergamo il nome della squadra. Sì, sì, infatti noi abbiamo sempre chiamata. Abbiamo sempre chiamata Bergamo Basket 2014 o BB14, che ormai è abbastanza usuale, esatto, per tutti noi chiamarla. Giovedì sera, palazzetto pieno, una bella atmosfera, ci auguriamo tutto tranquillo e poi vada come vada. Sì, sì, questo è l'aspetto importante, che rimanga tutto tranquillo, perché non ci sono proprio gli estremi per riscaldarsi o per... È chiaramente, ripeto, molto sentita, credo da ambo le parti, che sia un bello spettacolo di sport. Quanti derby ha fatto, Presidente? Quanti derby ho fatto? Beh, derby in realtà ne ho fatto uno solo. Uno solo, quello dell'andata. Esatto. Quando era sponsor a Treviglio, era già il periodo in cui non c'era più nulla di pallacanestro di vertice a Bergamo, e quindi secondo me magari è un altro aspetto che non va dimenticato. Esatto. Su chi punta giovedì sera? Chi è l'uomo partita? Bah, francamente, vista l'ultima partita, direi che l'uomo di punta è la squadra. Non c'è un uomo di punta. Credo molto nel gruppo, credo nelle capacità di Sandro Dell'Agnello di mettere in campo una squadra ben motivata, ben compatta, come ha fatto sino ad ora, e niente, vediamo. Palla 2, poi si vede cosa succede. È una domanda magari non troppo comoda, ma la facciamo ugualmente. Cosa porta via Treviglio? In che senso cosa porto via? O giocatore, o dalla società, o cosa le piace di Treviglio? È una realtà Treviglio che conosce bene. Da Treviglio ha una grande tradizione, ha un grande general manager. Credo che Treviglio abbia molta, ma molta più esperienza di noi. E quindi invidio l'esperienza e la capacità di sapersi muovere sul mercato, sul fronte giovanile, molto meglio di noi. Non chiedo pronostici, che non mi piace affatto. C'è qualche altra novità in ballo? No, sul pronostico dico vince Bergamo sicuro. Ah, va bene. L'importante è essere sicuri, come si dice. L'importante è essere consapevoli dei propri mezzi, no? Come si dice. Esatto, esatto. No, quindi... altre novità non ce ne sono. Adesso abbiamo la testa appunto su questa partita, cercheremo di dare il massimo un po' tutti e ripeto che sia un bello spettacolo, perché ce lo meritiamo tutti quanti, perché facciamo tutti dei grandi sacrifici per portare il basket nella provincia di Bergamo ad alti livelli. Treviglio lo sta già facendo da molti decenni e noi ci stiamo provando. Bene, Presidente, quindi l'appuntamento lo dobbiamo solo ricordare, giovedì sera 20:30 al Palazzetto dello Sport di Bergamo, per rivedere il derby. Grazie. Grazie, forza Bergamo e ciao Clyde. Ciao. Arrivederci. Torniamo in studio e abbiamo in collegamento telefonico uno invece che è stato protagonista di una maria di derby.
anche se lui non lo vuole riconoscere, non gli piacciono magari i derby più di tanti, o li riconosce solo a seconda di quello che gli piace, che gli va bene. Sto parlando di Alberto Mattioli. Ciao Alberto. Ciao. Ho sentito il presidente di Bergamo parlare adesso, non completamente, però ho sentito gli ultimi minuti. Dimmi. E beh, hai fatto una marea di derby, no? Da Orsa in poi, non facciamo sì, il no, non mettiamoci a farla con l'istoria, perché sennò ci bastano due puntate. No, ma io devo essere molto chiaro. Cioè, per me questo non è un derby, è un derby soltanto per la vicinanza e per la stessa provincia. Io ho tutto il rispetto della società Carnovali, abbiamo cominciato a giocare insieme raggiungendoli noi in promozione. Noi abbiamo finito la storia con il Carnovali, che è l'attuale società che oggi si chiama B14, nel campionato 78-79, quindi diciamo 40 anni fa. Poi abbiamo perso le tracce e siamo ritornati a giocare due derby scontatissimi, come lo è l'attuale, perché Bergamo ho appena sentito dire che è la strafavorita che vince sicuramente, nei primi anni degli anni 2000, anche lì due derby scontatissimi, 2-0 in quell'anno lì, con la loro retrocessione. Poi dopo noi non ci siamo più trovati con questa società qua. Giustamente tu dici che sono una memoria storica. Sì, vorrei ricordare che in questo momento qua c'è una partita Bergamo-Treviglio, c'è stata anche una Treviglio-Bergamo, va bene, ma soltanto per il fatto che Bergamo ha avuto due promozioni da Mamma Federazione. L'anno in cui Treviglio è andata in Serie A2, Bergamo, con l'attuale dirigenza, che poco ha a che fare con la dirigenza storica, ha vinto l'ultimo campionato, un campionato lombardo regionale di Serie C. Alla fine di quell'annata sportiva, Mamma Federazione ha eliminato la Serie B1 e quindi Bergamo si è trovata in B ad un solo passo da Treviglio, che aveva vinto la B1. Quindi Bergamo la B1 non l'ha fatta. Due anni dopo, Bergamo, non avendo mai vinto la B, è stata ripescata, perché cinque società hanno rinunciato, è stata ripescata in A2. Io vorrei sapere come si può parlare di derby. È una partita importantissima per Bergamo, in primis perché sta facendo un grande campionato con una grande squadra e giustamente in questo momento, con quello che ha avuto prima, sta lottando per andare niente meno che in A1. È altrettanto importante per Treviglio, perché More Solito, lanciando i giovani, è famosa per questo Treviglio, da più di 40 anni, da quasi 50 anni, rischia di retrocedere, va bene, perché con la sua politica non può fare di più. Non si può parlare di derby quando da una parte ci sono tre senior, compresi due stranieri, e dall'altra parte ce ne sono otto. Sono due maniere di fare pallacanestro completamente diversa. Stranamente, dopo un secolo, ci si trova a giocare partite che contano tanto per i giovani tifosi, ma per i vecchi tifosi, va bene, contano in maniera relativa. Io di questa società qua, nella quale anche tu hai giocato, va bene, io mi ricordo che sono stati prodotti due fuori classe per i tempi andati, ma sto parlando di D e sto parlando di C2 regionale. Il grande Alberto Caccia, che con ogni probabilità in pochi fra i speriamo 3.000 Giancarlo Caccia ha detto per tutti Gian, noi Tati. Sì. No, Tato Palazzi, Tato Palazzi è una roba, e lo stavo citando. Tato Palazzi è stato, insieme ad Alberto Caccia, uno dei giocatori più importanti del movimento bergamasco della pallacanestro, va bene, ma si sono fermati, poverini, solo alla C2, meritando con ogni probabilità qualche cosa in più.
non ricordo altri giocatori di questa società qua, a onor del vero. Beh, era una società di quartiere, quindi non è che bravo. Si poteva poi pretendere. Dopo, quando non avevamo, è diventata per tutti non avevamo, noi non altri. Non c'erano i mezzi che, e le, non voglio il reclutamento che avevano finito. Altre società cittadine, Germano, grazie a colleghi Germano. O a altre cose. Ma siccome sei seguito, sei molto seguito, vorrei anche ricordare che gli anni d'oro di questa società qua sono stati fatti con 50 trevigliesi che al sabato sera non vedevano l'ora di finire la cena per correre a Torre Boldone, perché tutti la chiamavamo Torre Boldone, e a Torre Boldone in quegli anni, negli anni d'oro di questa società bergamasca qua, giocavano in tutti quegli anni di Serie B, va bene, giocavano la bellezza di 9 giocatori di Treviglio su 10 ad ogni partita. Questa è la storia del Torre Boldone e quindi di questa società qua, che è stata una delle società fondamentali per fare sì che Treviglio sopravvivesse, perché si incassavano soldi con i prestiti e si incassavano soldi con la cessione giocatori. Però questa, Alberti, mi permetti però di interromperti, sì, su una cosa. I derby non si sceglie di giocarli. No, i derby si fanno, si perché giocano, c'è la distanza, perché c'è si la giocano. Il sì, derby si giocano, è bravo. Non si decide se io gioco un derby o altro. Il derby per me è un derby di distanza, un derby tra due scuole di basket diverse. L'ho detto tra prima. Due movimenti uniti ma concorrenziali all'interno della provincia. Io lo vedo in questa funzione, il derby Germano, scusa un attimino, se io devo pensare ai derby del Treviglio, io penso alla Juve Cremona, io penso a Vigevano, io penso a Pavia, io penso a Brescia. Cioè, come si va a parlare di derby con una società che abbiamo incontrato nei tempi storici mille volte, quasi sempre perdendo, Guarda che noi con il Carnovali, esatto, con la casa madre, abbiamo quasi sempre perso. D'altra parte noi eravamo l'Orsa Treviglio, cioè l'oratorio salesiano Treviglio, ma abbiamo avuto la capacità e il muso di andare avanti. In Italia ci sono giocatori in tutte le società che hanno giocato a Treviglio. In Italia ci sono giocatori che giocando a Treviglio, anche trevigliesi puro sangue, sono arrivati alla nazionale. Come si fa a parlare di derby? Il signore che ha parlato prima di me, a me personalmente ha fatto ridere. È un derby per lui, non è un derby per me. Vabbè, ognuno giustamente la vede. È chiaro, ho dovuto dirlo. Io diciamo che la per vedo un po' derby, a metà. Per me no. Perché sinceramente la vedo prima come una funzione di importante per un movimento, e lo sottolineo ancora, una delle 4 province d'Italia che ha 2 squadre in Serie A, e questo un secondo vanto, me è una cosa importante. Un vanto, ma il vanto è che ci sia un piccolo paese di 30.000 abitanti. Capisco la tua funzione, diciamo, pro domo propria. Sì, adesso sinceramente non ho più vesti mi sembra un po' restrittiva, quindi... ecco. Sì, però vabbè. Lascio a ognuno è chiaro, giudizio sulla questione. Sì. Conoscendo un po' le squadre, come vedi invece la chiave tattica della partita? Allora, ho detto prima che Bergamo giustamente sta lottando per la Serie A, una cosa eccezionale hanno fatto giocatori e staff tecnico e con ogni probabilità anche dirigenza, perché quando si lotta per andare in Serie A non si lotta perché si è di pirla, si lotta perché si è stati bravi, va bene? Quindi loro hanno avuto un'intuizione bestiale sui due ragazzi colore d'americani, uno un fuoriclasse che già si conosceva, l'altro uno dei tanti colpi di fortuna che tutte le società nella loro storia hanno avuto, questo playmaker sconosciuto in Italia e quant'altro, due super, con ogni oralità l'amico dell'Agnello sta facendo un grande lavoro e gli altri giocatori assecondano le direttive e il lavoro che si fa durante la settimana sul campo in maniera perfetta, niente da dire. Bergamo è strafavorita alla luce del campionato fin qua fatto, oltre che per il fatto che gioca in casa.
auguriamo ogni bene a Bergamo. A Treviglio io chiaramente da lontano, perché in questo momento qua sono parecchio lontano da Treviglio, va bene, mi sto godendo la vecchiaia in mezzo alle Dolomiti, in mezzo alla neve, va bene, Treviglio deve pensare in maniera esclusiva a lanciare questi giovani qua, che alcuni dei quali sono fenomenali, però onestamente i favoriti sono i bergamaschi che giocano in casa, non c'è nessun dubbio, il campionato parla chiaro, è il grande successo di Bergamo, è una roba non pronosticata da nessuno, quantomeno da sottoscritto. Va bene Alberto, ti aspettiamo di nuovo in studio quando scendi dalle tue Dolomiti? Presto, sì, ormai. Sì, verrò giù fra poco e sarò lì magari anche a parlare dell'Erbi. Va esatto. Bene? Grazie Alberto, saluto Euclide che mi dicono che è lì in studio. Esatto. Ciao. Andiamo in conclusione alla seconda parte della nostra trasmissione e diamo quindi la linea alla regia per la seconda pausa pubblicitaria. Entriamo in studio, facciamo una rapida carrellata dei risultati di questo fine settimana, ce ne sono stati alcuni importanti, il primo tra tutti che voglio sottolineare è, tra virgolette, finalmente, la prima vittoria dei ragazzi della Blu Aerobica XXL in Serie C Gold, 7-4-6-5 dopo essere stati avanti di 20 tutta la partita contro Sustinente, il cosiddetto brodino che però è importante per poter poi affrontare con il giusto spirito quella che sarà la seconda fase dove si lotterà veramente per la salvezza. È arrivata la sconfitta invece per la Fassigrue del Vice Albino sul campo di Udine, un Udine lanciatissimo, è arrivato alla sesta vittoria consecutiva, le giocatrici di coach Stibia se la sono giocata alla pari per oltre 30 minuti, poi un blackout nel quarto finale costato la gara di una squadra che comunque ha risollevato le sorti, lo ricordiamo che era partita con una brutta serie di 10 sconfitte consecutive che avevano addirittura fatto tremare riguardo il proseguo della stagione. Dall'altra parte invece Evolut è andata a perdere male sul campo del Prevalle, lo chiamiamo lo Slavo Prevalle, con in campo oltre a Marco Azzola, che è bergamo-seriano Azzola, con stranieri importanti come Delibasic e Shekic e Raskovic, quindi è una squadra completamente, possiamo dire, balcanizzata. Comunque 9-2-6-6 per Romano, che però deve ancora subire un altro infortunio importante dopo aver perso per il resto della stagione Mazzanti, anche Turelli ha qualche problema al ginocchio, domenica mancava anche Ferri. Speriamo quindi che in questo finale di prima fase, dove potrebbe arrivare, sono importanti i punti per poter aggiudicarsi la pool promozione, i playoff, speriamo che possano risollevarsi soprattutto gli ultimi due, mentre per Mazzanti l'appuntamento è alla prossima stagione. Andiamo però a dare un'occhiata a quello che è il settore giovanile e ci sono due squadre che si stanno comportando in maniera particolarmente positiva, mentre, concedetemelo da bergamasco, voglio sottolineare la vittoria ieri sera degli Under 18 della Blu Aerobica contro la Maniginso Olimpia Milano 6-2-5-5 per i ragazzi di Zambelli, e ogni volta che battiamo una squadra di Milano sono contento, concedetemi questo piccolo sciovinismo. Torniamo invece per parlare delle squadre Under 14 e Under 13, Under 14 Elite e Under 13 top della BB14, entrambe allenate da Paolo Maffioletti, che dovremmo avere in collegamento telefonico. Paolo, ci sei? Sì, ciao Germano, buonasera a tutti. Una settimana di buoni risultati, Under 14 che battono Cantù, il progetto Giovani Cantù, ricordiamo che era un po' una delle squadre lì, una delle società leader a livello giovanile, a livello sia nazionale che regionale. E poi invece venerdì sera c'è stato un successo netto e abbastanza agevole sul campo del Cus Brescia, che però aveva fatto seguito a due affermazioni importanti, prima a Masnago contro la Pallacanestro Varese, poi in casa contro Desio, degli Under 13 Elite. Quindi due gruppi che si stanno comportando in maniera molto positiva, in particolare possiamo dire gli Under 13 stanno andando forse oltre le previsioni, in particolare perché si è giocato con due big delle giovanili lombarde come Desio e Palvarese. Mi sbaglio?
No, non sbagli, siamo ovviamente molto soddisfatti su entrambi i gruppi. È chiaro che le vittorie in questo secondo girone top del gruppo 2006, prima Varese e poi Condesio, di fatto hanno fatto, fra virgolette, molto piacere, ma soprattutto danno merito ad un gruppo che, come dici tu, è partito sapendo di essere un buon gruppo, ma che poi nel corso già della stagione, allenandosi in maniera, credimi, veramente stupefacente, è riuscita anche poi a raggiungere questi risultati. Siamo per ora 3 vinte su 3, per l'amor di Dio, il risultato, come ben sai, è importante, ma non è tutto a livello giovanile, anzi, però insomma il morale c'è alto e quindi siamo soddisfatti. Vincere poi a Varese è sempre, tu parlavi di Milano prima per il gruppo Under 18 di Blu Aerobica, anche a Varese dico che la soddisfazione è stata davvero enorme. Bene anche gli Under 14, abbiamo battuto Cantù in quello che di fatto al momento era un po' uno spareggio fra squadre a metà classifica che cercano un po' di capire quello che possono fare nella seconda metà di stagione, tra l'altro ribaltando poi anche la sconfitta dell'andata di 3 punti, quindi anche qua molto bene, siamo ovviamente soddisfatti. Due gruppi, permettimi, con parecchi ragazzi futuribili al proprio interno, e questo credo che sia la parte migliore per un progetto che spero chiaramente possa poi andare avanti nel corso degli anni. Ecco, soprattutto sull'aspetto della futuribilità è importante, perché spesso e volentieri i risultati vengono messi avanti al fatto dell'importanza della futuribilità dei ragazzi. Guarda, io la penso in questo modo, io non credo che il risultato non sia importante, ma così come non credo che il risultato sia l'unico obiettivo a cui deve chiaramente tendere un settore giovanile dei ragazzi così piccoli. Credo che le due cose vadano assolutamente di pari passo. Mi spiego meglio. È chiaro che se un gruppo è un gruppo composto da giocatori interessanti anche in prospettiva e questo gruppo lavora in un certo modo, il risultato arriva. Credo che sia ovviamente la logica conseguenza. E sulla futuribilità, chiaro, stiamo parlando di ragazzi di 12-13 anni, per cui che vanno per i 14, per cui chiaramente quello che stiamo cercando di fare noi è di mettere nelle condizioni di poter venire in palestra più volte possibile, sviluppare il loro talento, la loro passione, e poi col tempo si vedrà davvero se hanno tutte le caratteristiche per diventare giocatori, io spero chiaramente in larga parte professionisti o semiprofessionisti. Cosa si può fare di più a livello giovanile? In provincia dici? In generale, ti lascio in carta generale. Libera, ti lascio. Ma guarda, secondo me in provincia abbiamo già parlato spesso, sai già come la penso, e ecco, un discorso magari invece generale, più nazionale, lavorare molto sulla cultura, sullo spirito sportivo, non solo degli atleti, ma soprattutto poi delle famiglie. Credo che sia fondamentale in questo momento, dove purtroppo ci sono spesso situazioni in cui familiari ambiziosi o familiari comunque con, permettimi, scarsa mentalità sportiva, purtroppo vanno a condizionare quello che è il percorso dei propri figli. Ecco, in questo credo che a livello formativo si dovrebbe fare qualcosina in più. Da un punto di vista tecnico invece? Da un punto di vista tecnico, ma guarda, io difendo chiaramente la categoria e ti dico che secondo me a livello tecnico... Non fare troppo il sindacalista però. No, non faccio il sindacalista, però obiettivamente la scuola italiana, fra virgolette, è comunque al top, diciamo, nella considerazione in quello che poi fa a livello nazionale. Cosa ti posso dire? Ti posso dire semplicemente che bisognerebbe cercare di mettere nelle condizioni i ragazzi di stare in palestra più spesso, quindi poi un discorso anche legato eventualmente a tutta l'attività settimanale, al discorso con le scuole, con lo studio. Mi piacerebbe che i ragazzi potessero stare in palestra qualche ora in più a settimana, perché dove c'è passione, dove c'è talento, a volte purtroppo in alcune situazioni manca la possibilità reale di tenere i ragazzi, di fare allenare i ragazzi per quanto potrebbero, insomma. Volevo coinvolgere Euclide, non voglio darti dell'allenatore old school, però purtroppo l'età che abbiamo comporta anche questo. Cosa ti piace e cosa non ti piace delle giovanili attuali? Beh, direi che fanno un grande lavoro. Sicuramente i tecnici sono molto preparati,
sono d'accordo con quello che diceva, che la possibilità di avere i ragazzi un po' di più in palestra è importante e anche la componente famiglia sicuramente potrebbe aiutare molto nella motivazione, ma anche nel vivere lo sport, gli allenamenti, le partite in un modo molto più positivo e magari anche con delle motivazioni, ma anche nel vedere un po' oltre di quello che può essere proprio l'allenamento e la partita. Mi auguro anche che se ci fossero più società che investono nel settore giovanile, perché poi alla fine è la concorrenza, la quantità, oltre che la qualità, fa sì che poi i Il prodotto giocatori sia migliore. si migliorino. Grazie Paolo, in bocca al lupo per il proseguo. Ci Grazie a te, sentiremo ciao Germano, presto. ciao Clide. Ciao. Torniamo con Clyde. Abbiamo detto un po' di tutte le cose. Dimmi una cosa invece su Bergamo, provincia. Qual è la prima cosa che dobbiamo migliorare? Beh, sai, Andiamo sempre un po' nel nostro orto. certo, ma diciamo che siamo in una zona dove ci sono tante offerte, quindi non c'è solo la pallacanestro, c'è la pallavolo, il calcio, c'è Di tutto. di tutto. In più abbiamo, diciamo che quando poi parliamo di società come Bergamo, come Treviglio, si dimentica a volte dove siamo, no? Cioè, noi vicino a noi c'è Brescia, Cremona, Cantù, Varese, Milano. Quindi direi che cioè dire, stiamo facendo veramente bene avendo vicino queste società, ma anche a livello giovanile, non solo come prima squadra, non solo come aggregazione di pubblico, ma anche a livello giovanile. Perché in realtà se la Blu Orobica, comunque la BB14, voglio dire, oggi possono competere con società di prestigio, di storia come Varese, Milano, Cantù, sicuramente il lavoro che si sta facendo è positivo, però c'è una grande concorrenza. Siamo in chiusura, ricordiamo tutti l'appuntamento del derby di giovedì sera. Quello che a me piace ricordare però è che ci sono tante partite durante la settimana a tutti i livelli ed è sempre bello vederle. Vi invito sempre ad andare a vedere dal vivo, che sia la Serie A, che sia la seconda divisione, secondo me cambia poco. C'è sempre un feeling con la pallacanestro che è lo sport che ci piace, concedetecelo almeno quello. L'appuntamento è la settimana prossima, grazie Euclide, grazie a voi che ci avete seguito qua da casa, Grazie. appuntamento a settimana prossima.